Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare il video voglio fare un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che hanno acquistato le mie stampe oggi: Giacomo dal Valdarno, Lidia dalla Spezia, Jacopo da Mestrino, Mattia dal Veneto e altri non posso dire, perché alcuni hanno comprato le stampe per fare un regalo, una sorpresa, quindi non posso dire nulla. Però un ringraziamento e un saluto anche a voi. Regia, manda il video gentilmente. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si parla di music oggi. Music is the answer. Allora, sono, vabbè, sempre tre artisti, come sempre. Three artists. E magari un po' diversi tra loro, però. Maybe appunto... different tra loro. Devo tradurre per i ragazzi from London, però... e from New York. But siamo sempre collegati per via di ispirazione. Always linked for the inspiration. Ok, e per la fotografia e per la vita. For the photography and for the life. Quindi vai con la musica, sono veramente carico ragazzi oggi. Voglio sentire roba veramente potente oggi. Madonna ragazzi. No, questa però è left. Left is sinistra. Right is destra. The Paper Kites. Madonna, sta cuffia non mentre. Oh yeah, scaccia play DJ. And you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Good vibes, ragazzi, good vibes. Can I be close to you? Ma sta bene. Ispirante questa anche, sempre. Ragazzi, nella mia rubrica solo esclusivamente musica ispirante per voi ragazzi. Can I be close to you? Basta bene, basta bene. Se magari stai facendo un po' di post produzione, anche potete mettere il mio video di sfondo, di sottofondo, e fare post produzione insieme all'arancia rossa. Succo di arancia rossa. Passiamo al prossimo assaggio musicale. Come se fosse quei posti dove assaggi poche cose. Degustazione, no? Degustazione time. Wake up to the sound of your fleeting heart. Allegria. Allegria. And my life is yours, but your love's not mine. Questa è Featherstone. So I'll go, but we know I'll see you down the line. And we'll hate what we've lost, but we'll love what we find. And oh, I'm feeling fine, we made it to the coastline. Ma passiamo ai prossimi artisti, ragazzi, andiamo ai prossimi artisti. Vai, andiamo. Sono un gruppo. Uè, che si sfonda tutto ragazzi, il telefono, i timpani, la vita. Un gruppo italiano di giovani ragazzi. Giovani. Sono l'Officina della Camomilla. Prendi la macchina e tirami via da sotto al tavolo. Allora, la prima canzone è Un fiore per coltello. Il finestrino è un film horror. Un bel ritmo. Il frigorifero è pieno di denti di leone. Sono testi secondo me sono interessanti. Sì? Ma di che parlano? No, cioè io lo vedo più tipo come un'associazione di immagini, no? Dare la sera sui tappeti elastici mentre canti le battaglie. Che possono sembrare magari cose senza senso, però in realtà secondo me ce l'hanno, basta trovarci. Interessante ragazzi. No? Festa degli anni 90 dei tuoi ragazzi alcolizzati. E corri come una disperata sotto tutti i portici. Ma la prossima canzone? La prossima canzone si intitola Se non ti piace fa lo stesso. Vabbè, fa lo stesso, sì, fa lo stesso. Tutto un universo nei cielo in campo. Quando casca fa piacere ascoltare un po' di musica, un bel parco, un bel giardino all'aria aperta. Fischia e mangia neve sulle scale. Respira aria, pieni polmoni, fa veramente piacere secondo me ragazzi. Poi fa piacere anche stare a casa.
spostarsi sempre, insomma, il movimento per essere psicologico. Cazzo sto dicendo? Di 200 fiori orrendi sepolti in biblioteca, e tu ballavi senza dischi. Se mi fa sta male sta musica, allora dici dislike, dici muto, e così non senti più questa musica. Basta. Sei leggera quando pieghi. Apparecchiamo ancora musica fresca per voi, ragazzi. Mots, M-M-O-T-H-S, ho fatto scritto maiuscolo. L'importante è avere lo spelling, così poi i ragazzi possono andare a cercarsi se gli piace. Non so neanche, cioè è proprio difficile. La prima è Hurt. Hurt, come cuore o come terra? Come cuore. Ok. Ambiente elettronica. Ok, quindi cambiamo un po' genere, quindi cambiamo un po' genere. È bene iniziare, no? Non è più come l'officina della camomilla, quindi mi sembra di capire. Stendi sul letto, metti questa, addio, ti inizi a viaggiare, non finisci più. Allora, prossima canzone si intitola THNX, che penso sia per Thanks. Quindi questo è il ringraziamento finale, proprio, è il dessert. Come un bel tiramisù, profiterol, che vuoi? Una panna cotta. Panna cotta con cioccolata. O frutta. Frutta. Dolce merda. Oh scusi, a me piace il cioccolato. Se prendono un dolce deve essere bello carico di dolce, di schifezze, cioè di cose cioccolatose, non di frutta. Se voglio la frutta mi prendo una Macedonia. No? Non è che puoi sempre stare a pensare alla linea, uno deve anche pensare a godersi la vita e mangiare un po' di cioccolata. Poi si sente in colpa. Ascoltiamo una canzone, si fa sì, scusa, meglio, scusa, di mangiare. Scusate ragazzi. Questa supera... Ah, cioè, scusa, questa sì. Cazzo. Cazzo. Strano guardare i bambini che giocano. Sentirà che bellezza. Quindi sono contento, se vi sono piaciute, se non vi sono piaciute pigiate dislike e pigiate anche disiscriviti, mi raccomando, perché non è che mi offendo, cioè. Quindi noi adesso andiamo via, vi si lascia ascoltare la musica e ci andiamo via in modo un po' musicale, no? Quindi andiamo via in modo un po' musicale, ragazzi, e ci si vede prossimi giorni, ragazzi, con un nuovo video.